Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Barbara D'Urso, la famosa conduttrice televisiva italiana, sta trascorrendo le sue vacanze estive in attesa di scoprire cosa le riserverà il futuro dal punto di vista lavorativo. Nei giorni scorsi, la D'Urso è tornata nella sua villa di Capalbio, dove è circondata come sempre da tanti amici. Tra questi, anche la sua amica del cuore Angelica, che sembra essere sempre pronta a mettersi alla prova ai fornelli. Tuttavia qualcosa non è andato come previsto, come ha documentato la conduttrice. Una delle ricette di Angelica, infatti, non è venuta come sperato. Nel condividere il retroscena privato sui social, Barbara D'Urso ha ironizzato mentre riprendeva la sua amica ai fornelli, per poi condiviso il video nelle sue storie su Instagram, scatenando le risate ed i commenti dei suoi numerosi seguaci. Barbara D'Urso, imprevisto in vacanza. C'è un problema in cucina. Penso proprio che ci sia un problema, ha raccontato la conduttrice partenopea nel video finito sui social. Rivolgendosi poi alla cuoca, ha esclamato: stai schiattando i croquet? No, le ricette di Angelica con i croquet schiattati. Buone però. Alla fine, la conduttrice campana certa che l'amica sarebbe riuscita a recuperare la situazione. Ha ironicamente commentato: vabbè, io vado fuori, vado via. Dopo aver trascorso qualche giorno in Basilicata, terra d'origine del padre, e alcuni giorni di relax sulla costiera amalfitana, ora la conduttrice è tornata in Toscana. Tra le attività di giornata, una parte del suo tempo è sempre dedicata al suo amato orto. Tant'è che nelle sue Instagram Stories, Barbara D'Urso ha ripreso i pomodori rossi e ha commentato: sono sempre più orgogliosa del mio orto. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.